La Ciotola, Piazza Marinai d'Italia, 10 a Portoferraio. Ingegner Massimo Di Ferrari, con l'accordo chiuso di oggi c'è un ulteriore passo di una strada che è cominciata più o meno 4 anni fa. Si chiude un'operazione che abbiamo cominciato 4 anni fa. Eravamo di fronte a come sappiamo, al problema del costo del traghetto, che era quello che ostacolava, era uno degli ostacoli allo sviluppo del turismo, e purtroppo abbiamo dovuto cominciare 4 anni fa una battaglia legale per la liberalizzazione delle rotte. Quindi è cominciata, il primo passo è stata con una battaglia legale attraverso la Port Authority, ricorso al garante e che ci ha visto vittoriosi, per cui abbiamo cominciato, diciamo, la liberalizzazione. Dopodiché è entrata la vecchia Blue Navy, e da quest'anno, grazie anche al fatto che anche Moby e Toremar sono entrate in libera concorrenza, e quindi tariffe quest'anno, possiamo dire, sono mediamente del 20-25% più basse rispetto agli altri anni. Questo ci consentirà di rimettere l'Elba sul mercato, e, come ho detto, la campagna promozionale di quest'anno non sarà così facile, sarà proprio quella di far capire ai turisti che si può venire all'Elba pagando una cifra, direi, equa e di mercato. Pur essendo in minoranza, abbiamo dei consiglieri di amministrazione all'interno del gruppo decisionale di Blue Navy, il 30% è dell'Elba, quindi questo vuol dire che le nostre esigenze, sia come albergatori ma anche soprattutto l'altro gruppo rappresenta l'imprenditoria di altro tipo, vuol dire che le esigenze dell'Elba saranno portate all'interno dei Blue Navy, quindi i programmi di sviluppo della compagnia saranno fatte tenendo conto delle esigenze dell'Elba. Quello che è stato detto prima, Blue Navy è la compagnia dell'Elba e non per l'Elba, è una cosa molto importante.